se ci sono visti in età è meglio. Allora, tipicamente per profilare la prima cosa che viene in mente è G-Prof, però è stato fatto negli anni 80. Guarda che mi si sente, non perdere i coglioni. È una cosa che è fatta negli anni 80 e ha i suoi difetti. Uno che richiede un'opzione speciale di compilazione, inserisce in ogni chiamata funzione due ulteriori chiamate funzione mCount e profil. In realtà inserisce solo mCount, profil viene chiamata periodicamente perché cioè fa dei sample dell'esecuzione tramite la funzione profil, quindi ciò può provocare distorsioni abbastanza significative. Comunque genera un call graph che è abbastanza affidabile. Ovviamente l'opzione PG perturba la misurazione perché ci ha inserito sia mCount all'interno delle funzioni che profil che viene eseguita ogni 100 millisecondi. La granularità del campionamento è nota. Comunque i numeri prodotti rimangono statistici, quindi come vi ho detto hanno un certo errore. E qui lo vediamo. Abbiamo questa funzione non molto significativa, però che è un ottimo esempio di questo problema, che viene chiamata da easy e hard. Hard viene chiamato molto più in là, cioè un milione di volte in più. Quindi non si aspetta che hard sia molto più pesante a livello di computazionale di easy. Alla fine si vede che per G-Prof lui non c'è nessuna differenza, ci mettono un secondo 0,08 a testa, perché proprio perché è statistico e non riesce a mappare bene tutto il core graph con i dati che ha. Lui trova sempre tutto dentro work, ma non sa dare il giusto peso ai due chiamanti, e questo sembra un problema, come si dice, un problema costruito a tavolino, però non lo è. Diciamo che qualsiasi dato fornito da G-Prof è abbastanza sfumato rispetto alla realtà. Quindi non è, oggi, 30 anni fa era la soluzione migliore, oggi ovviamente c'è qualcosa di meglio. Anche Linus Torvalds ha detto basta usare G-Prof, meglio usare Perf. Un altro strumento che si usa tipicamente per profilare è anche CacheBind, che ha problemi simili, soprattutto con la visualizzazione che è CacheBind, che fa dei simpatici grafici con le aree come tempo di esecuzione. E è un simulatore, quindi è terribilmente lento, fa delle stime su quello che dovrebbe essere, quindi non è esageratamente preciso, diciamo abbastanza poco. Cosa usiamo allora per misurare le performance? Su Linux ci sono questi quattro strumentini. Qualcuno lo conoscerete, molti altri no. Però noi fortunatamente per la gioia dei righini non li consideriamo tutti. Andiamo quindi su Perf. Aspetta, un attimo. Come si va indietro? Aspetta, ok. Va bene. Ok. Tutti questi strumenti ti permettono di osservare qualsiasi aspetto del sistema, perché tipicamente la nostra applicazione non è, come ai tempi del DOS, l'unico utilizzatore del professore, quindi potrebbe andare lenta per un'interazione con il sistema che non avevamo previsto, o che magari troviamo qualche bug nel kernel che ci fa andare più lenti o cose di questo tipo. Un altro strumento che tipicamente usano i sistemisti per capire cosa succede è S-Trace. S-Trace, per chi non lo conosce, verifica, visualizza tutte le syscall che vengono fatte al kernel e fa con le opzioni giuste ti dice anche le temporizzazioni. E questo è un esempio.
di un pacchetto ricevuto e poi mandato su un socket, anzi sul socket in cui il file descrittore è 5. Ci abbiamo tutti gli argomenti e nelle parentesi angolate in fondo ci abbiamo anche il tempo in millisecondi, mi pare. Bene, non è comodo per un sistemista che non vuole andare troppo nel dettaglio. Magari se un programma si pianta senza dare notizie si può vedere dove si è impantanato. Però come funziona Strace? Praticamente tramite la funzione ptrace, come vediamo da quello Strace, osserva il processo da controllare e lo blocca a ogni syscall, quindi ha un grosso overhead, perché tutte le volte che avviene una syscall il programma viene fermato. E qui abbiamo misurato DD che si copia dallo 0 al nulla per 2 milioni di volte 2k, da solo fa 16,2 gigabyte al secondo di banda, con Strace se ne fa solo 10. Quindi per essere uno strumento di profilazione reale c'ha un overhead decisamente che non possiamo ignorare. E quindi ora arriviamo a Perf, che è alla fine non è uno strumento unico, ma è una suite di comandi che hanno diverse funzionalità. Ho messo in rosso quelli di cui più tardi darò un esempio con tanto di immagini. Questi strumenti funzionano sia di un processo singolo che dell'intero sistema. E tra poco lo vedremo. Ok, questo è perftop. Diversamente dal top comando che dovremmo conoscere tutti, questo ti indica quale funzione in tutto il sistema, kernel compreso, i simboli del kernel hanno la K nella colonna centrale, quale funzione è la più occupata nel sistema, cioè quella su cui il processore spende più tempo. È un calcolo abbastanza preciso. Questo invece ti fa vedere il profilo all'accesso alla memoria. L1 hit sta per è uno hit della cache di livello 1 e così via. Local RAM hit vuol dire che l'ha trovata, ha dovuto andarla a cercare in RAM e non nella cache. E questo può far vedere quale simbolo, cioè quale funzione ha più problemi ad usare la RAM e la cache soprattutto. Perfstat è lo strumento che grezzamente sostituisce time. Praticamente oltre al tempo totale di esecuzione del processo, torna un sacco di altri dati come il numero di istruzioni, branch o branch misses, cicli del processore veramente usati, page faults e molti altri. Con perflist si ottiene una lista di tutti gli eventi che possiamo controllare con quello strumento. È chilometrica, processor dipendente dal processore, e ci sono anche, oltre a degli eventi hardware e software, ci sono anche dei trace point, che praticamente sono è del codice che viene eseguito in quella funzione, caricato dinamicamente, in maniera che per contarlo sostanzialmente, sono tutti contatori. Se un processore ha un contatore di questo tipo che non è esportato da Perf, potete passargli il codice esadecimale e Perf se lo va a leggere comunque. E per scoprire se ce l'ha dovete andare a vedere i manuali del processore che la Intel e AMD vi forniscono. AX4 è uno degli esempi di funzioni del kernel su cui possiamo mettere un trace point. Record invece colleziona le statistiche di un processo sia che già attivo, passando di quid, che fatto partire immediatamente. -G fa generare anche il call graph,
Da solo scrive solo un file e non sembra molto utile, però poi usato con perf record vediamo tutto quello che succede, dove andiamo a prendere memoria. In questo caso direi che questo processo ha come quello di bottiglia l'utilizzo della memoria, visto che tutte le prime 10 posizioni abbiamo malloc, free e page fault. Poi c'è sempre syscall fastpath che sta nel, come si può dire, nella procedura di chiamata di syscall. Se vogliamo andare più in fondo, cioè possiamo arrivare fino a profilare la singola istruzione. Questo qui è qualcosa di atomico. Vediamo che complex and changer è tipica istruzione in cui si implementano gli atomici. Lock è un prefisso che, dato a certe istruzioni, fa sì che sia veramente atomico e l'accesso non avvenga in parallelo sui professori. Poi considerando cosa deve fare un'operazione atomica, validare cache su linea di cache, eccetera, fa poca sorpresa che le due operazioni prendano molto più tempo di tutte le altre messe insieme. Una cosa simpatica che si può fare con perf record è generare i flame graph. Questi sono i comandi per generarlo e questo è il risultato. Praticamente abbiamo tutto, vedete, sono tutti stack frame. Più in su andiamo, più ci siamo inoltrati nello stack. Vedete laggiù in basso dovreste vedere in terza fila start main e tutto il resto del programma va lì di conseguenza. La larghezza è proporzionale al tempo di esecuzione. Questo nel caso tipico che abbiamo, di cui la letteratura della profilazione è ricca, cioè che spendiamo l'80% del tempo di esecuzione nel 20% del programma, fa vedere chiaramente qual è il 20%. Questa legge di Pareto è abbastanza, si verifica abbastanza spesso, ma quando si verifica per me è sempre un caso fortunato. Se spendiamo l'80% del tempo di esecuzione in una singola funzionalità, è come un elefante in giardino, si vede subito. Se invece il problema di performance dipende da un'invasione di topi, si vedono molto peggio e questo non ci serve a nulla, perché avremo una miriade di funzioncine, ognuna utile, che magari perdono il 20%, hanno un problema di performance e sprecano il 20% del tempo all'uso. Questo è un esempio, passaggio per riferimento per copia di un buffer bello grosso, visto che qualcuno non considerava tanto interessante, l'ho inserito, visto che è quello che fa lui. Non si fanno nomi. Questo è uno stat del passaggio per copia. Ti mette un secondo nel programmino stupido d'esempio. Passaggio per reference 1000 volte meno. Ma soprattutto abbiamo un sedicesimo di page fault, una metà di branch miss e non so quanto, un sesto di istruzioni. Magari passare certe cose per copia non fa proprio comodo. Qui vediamo nel dettaglio che memcopy AVX unaligned è la funzione che prende tutto il tempo, che è quella che fa le copie, quella di basso livello, che fa delle copie. Anche in questo caso il nostro sistema fa del suo meglio per ottimizzarcelo, visto che usa delle istruzioni vettoriali. Questo invece è la stessa cosa del programma che passa per riferimento, e quella funzione che pbrk agisce su string, praticamente è quello che faceva il programma, che è quello, sì, questo era un benchmark sintetico, quindi con i suoi difetti, e l'unica cosa di utile che sono riuscito a fargli fare per evitare che il compilatore mi ottimizzasse via tutto è qualcosa su string. Quanto costerà mai una stampa a schermo? Ora vedremo se mi riesce a non fare danno.
cosa è successo. Ora vedremo cosa succede se mettendo a confronto il programma con Cout e quello senza. In realtà vi farò vedere le cose solo di Cout, perché la funzione mi sparisce del tutto se lo levo, diventa velocissima. E questo è quello che avviene: allocazioni, page fault, e più giù va direttamente a lavorare sul kernel, interrupt è un bel problema, diciamo, a livello di performance l'abbiamo totalmente distrutta. Poi una sorpresa, però magari qualcuno che mette Cout a giro dovrebbe pensarci un pochettino di più. Questo è un tentativo, in alcuni casi si vocifera che togliendo il lineamento delle strutture si possa guadagnare sugli 7 e non su altri processori qualche cosina in casi molto particolari. Attributi packed fa proprio quello. Cioè, a proposito, cioè, sapete tutti cosa significa allineato, vero? Ok, allora ce lo dici te. Significa che tutti gli accessi ai singoli dati non sono un indirizzo casuale, ma sono un indirizzo ben preciso, in maniera che il processore possa caricare il dato in un ciclo solo. Questo comporta che ci siano dei buchi qua e là, e praticamente può variare anche di molto il size of della struttura. Ora, in questo caso, questa struttura non è molto significativa, ci sono arrivato dopo una marea di tentativi. Riusciremo a guadagnare qualcosa con quell'attributo packed? Allora, questo è l'accesso non allineato e questo è l'allineato. Ci sono veramente nessuna differenza, nonostante il fatto che da una parte abbiamo più istruzioni per caricare un singolo dato. In questo caso va un pareggio, in altri talk che ho visto si riusciva a vincere con la memoria non allineata. 99% dei casi vincerà sempre quella allineata, quindi continuate ad allinearla, anzi continuate a lasciare il vostro compilatore la linea e andate invece felici. A punto muore su tutti i processori direttamente. Sotto solo gli 7, sì, ma anche su Core 2, solo sugli 7 perché sono molto più veloci della RAM e quindi la cache, usare leggermente meglio la cache in qualche caso può andare più veloce. Però è una vera micro ottimizzazione. Ma in JavaScript come faccio? Calma. Allora, perf, comunque mi premeva di dire che perf non è uno strumento solo per programmatori C++. Il programmatore senior Java potrebbe usarlo, almeno per la parte server side che è su Linux, anche se, come sa, il nostro programmatore Java senior dice che non profila e ottimizza mai i suoi programmi. C'è chi lo ha fatto e ha fatto un post in cui proclama che ha risparmiato 13 milioni di minuti al giorno su Netflix, che sono 25 anni se non ho fatto male i conti. Chi ha fatto questo? Brendan Gregg. Ah, non è il titolo. Not the guy in the pic. Prego. Ah, okay. Quindi non lui. Lui si fa. Questo è un programmatore Node particolarmente felice perché non ha problemi di performance. Noi su Cloud abbiamo potuto usare Perf Basic Prof per andare a vedere un po' cosa succedeva, ma tanto era comunque il garbage collector che partiva. Comunque si può usare e ti genera i flame graph fino a dentro alle funzioni JavaScript, come in Java invece venivano viste anche le funzioni di Java. Questo è il programmatore Android. Il problema di Android è che si potrebbe usare, ma per avere i singoli debug e usarlo con un senso bisogna ricompilare tutto, quindi è meglio che si vada a mangiare la torta. Allora,
come fare il vostro sistema non va come ci si aspetta, cosa, come fare? And, un metodo che Brendan Gregg suggerisce è lo use method. Prendo tutte le risorse del sistema, guardo l'utilizzo, quella saturazione e gli errori. Altri suggeriscono quest'altro, però funziona solo nel programma multithread. Guardo se ci sono multithread DOR che sono bloccati su lock o altre funzioni di sincronizzazione, vedo di capire perché. Vabbè, si utilizza, però ha un costo molto più ristretto. Ci sono anche molti antimetodi. Uno è, ti dà la colpa a quello che non si sviluppa, è lento il programma del vicino. Che è una cosa che capita, non l'ho inventata io. Vabbè, questo è un metodo che si è usato più o meno tutti in questi casi, si prende un po' di roba, si vede come funziona e si vede di capire se cosa succede, ma l'abbiamo fatto all'inizio, si inizia così, però non è che si vada lontanissimo se non ci si evolve. C'è anche il metodo dell'ubriaco, che anche se è un antimetodo estremamente efficace in qualche caso. Comunque si fanno modifiche a caso fino a che succede qualcosa di positivo. Ma hanno detto che è stato usato anche qui dentro. C'è quello avanzato che si misura, che lo fa lo stesso ma misurando. Misura, si cambia qualcosa a caso, si rimisura, si guarda il gradiente e si sposta lungo il gradiente. Secondo me è un po' lungo, ma potrebbe anche arrivare alla fine. Secondo me però non vale troppo la pena. Allora, ciao, abbiamo finito, grazie ai nostri fornitori di foto, e qui ci sono riferimenti, andatevi a leggere, tanti saluti.